Bazzone, buongiorno e grazie per essersi unito a noi. Grazie a voi. Buongiorno a tutti, ringrazio Promos Italia, SACE e soprattutto le aziende e gli imprenditori che sono collegati. Una breve presentazione, ma proprio flash, di che cos'è la Camera di Commercio Italiana in Cina e poi voglio lasciare alcuni elementi per valutazione, dibattito e messaggi. Quindi non ho un PPT, perché ci saranno comunque colleghi e tecnici a seguire che daranno informazioni anche e trend macroeconomici. La Camera di Commercio Italiana in Cina è l'unica autorevole associazione delle imprese imprenditoria italiana localizzata sul territorio cinese ed è un'associazione che è patrocinata e comunque riconosciuta sia dal governo italiano che dal governo cinese. Lavoriamo ovviamente sul territorio e la nostra missione è quella di supportare le nostre aziende in Cina, ma anche di dare opportunità e servizio a chi non è ancora in Cina. Lavoriamo ovviamente in modo sinergico con gli altri attori del sistema italiano, ambasciate, consolati, ICE, laddove ci siano opportunità anche di esposizioni, di fiere, e chiaramente con le associazioni che in Italia si occupano di supportare le imprese, Confindustria in primis, ma poi Promos e tutte le associazioni di categoria. Con SACE abbiamo un rapporto molto importante perché da un punto di vista di supporto al credito e comunque come attore che opera nell'area, diciamo, del financing è molto importante. Noi contiamo oltre 850 membri, aziende sul territorio e copriamo il continente cinese con 7 uffici. Quindi la nostra missione non è solo quella di supportare, ma è supportare in loco. La Cina è un continente, è un paese continente in cui le diverse regioni, le diverse province a volte hanno priorità e capacità di, come dire, interagire, dare opportunità di business diverse, anche per settori. Ed è per questo che abbiamo adottato questa strategia della territorialità che sta pagando. Veniamo un attimo al momento. Sicuramente la Cina sta attraversando come mercato. Io non parlo di geopolitica, perché io sono un uomo di business, la geopolitica influenza il business, ma il business deve guardare al business, perché altrimenti si esce un po' dal seminato. Quindi, in questo momento il mercato cinese, l'economia cinese, la microeconomia cinese, sta attraversando un periodo difficile, un periodo difficile che è legato sia al, come dire, discorso del Covid, alle politiche molto draconiane di zero Covid policy, che hanno ovviamente impattato pesantemente sulla mobilità e a seguire hanno impattato anche sul sentiment dei consumatori cinesi. Vorrei dire in modo non positivo. Per cui in questo momento la Cina è in una situazione di mercato altalenante, alcuni settori sono flat completamente, altri sono anche in recessione, altri continuano a essere positivi, ma il sentiment della domanda e quindi del consumo cinese è in una posizione di attesa. Attesa di cosa? Attesa perché sappiamo che il mercato cinese non è un libero mercato, è un mercato da sempre condizionato da scelte del governo che push and pull attiva una serie di leve macroeconomiche, di politica economica che possono incentivare settori in modo coerente ai filoni di crescita o di strategia di politica economica. Questi incentivi sono fermi.
mentre nel 2020, col primo Covid, c'è stata una forte reazione da parte del governo cinese che ha incentivato la ripresa economica e soprattutto ha incentivato le imprese sui temi degli investimenti, delle innovazioni, anche delle risorse umane, dalla seconda parte del 2021, principalmente nel 2022, non ci sono stati degli incentivi e dei supporti ad hoc per questo diciamo impatto Covid, per cui il mercato si trova in una situazione di difficoltà. È possibile, e noi ci auguriamo, che sulla fine dell'anno, anche a seguito del congresso che si terrà a metà ottobre, si possa vedere un rilancio di queste filoni di supporto all'economia, ma soprattutto una maggiore apertura. Senza la possibilità di viaggiare, di interagire in modo diretto con il mercato, con i partner, diventa sempre più complesso. Noi possiamo fare webinar a go-go, ma alla fine il business è anche una questione di contatto fisico e quindi questo sta impattando pesantemente. Impattando pesantemente su chi dall'Italia ha intenzione di esportare o di posizionarsi in modo più concreto in Cina, ma anche per chi è già in Cina e vuole comunque crescere e posizionarsi al meglio. Il mercato cinese rimane un mercato molto grande, ma va attentamente analizzato e soprattutto selezionato. Non è più la Cina di 15, 10, 5 anni fa, in cui la crescita era generalizzata e quindi copriva magari anche tutta una serie di punti deboli e dava questa immagine che tutto fosse possibile. Ora no, ora bisogna essere più professional, bisogna essere più selettivi e cauti. Non bisogna però essere negativi, perché comunque le caratteristiche di un'azienda è quella di essere resilienti e di continuare a investire in innovazione. Sappiamo benissimo che le aziende italiane si differenziano sui mercati globali per la qualità, innanzitutto, e per il servizio specifico che diamo ai nostri clienti, sempre in un'ottica di innovazione, tecnologia e qualità. Bisogna rimanere in quest'ambito, bisogna continuare a innovare, perché comunque la Cina ha colmato quel gap di tecnologia che magari 10 anni fa, 15 anni fa era molto più ampio, ed è per quello che era come dire, molto attiva nell'attrarre investimenti. In questo momento la Cina ha sostanzialmente coperto tutti i settori principali e quindi la capacità delle nostre aziende di interagire con i partner locali, ma soprattutto di fare business e di crescere, deve incanalarsi nei settori della tecnologia, dell'innovazione, del servizio. Ho visto praticamente la sequenza e anche il panel delle aziende e degli imprenditori che sono collegati e sostanzialmente abbiamo quindi il food and beverage, il settore industriale, meccanica, automazione, automotive, meccatronica, i servizi alle imprese e poi abbiamo quello che noi consideriamo, chiamiamo lifestyle, che può essere sia fashion ma anche tutto quello che ha a che fare con la qualità della vita. Allora, il titolo è esportare in digitale. Io prima di parlare e dare alcuni messaggi sul digitale direi esportare in digitale è una modalità che serve ed è sempre più importante, però bisogna, prima di esportare in digitale, bisogna fare chiarezza su cosa vogliamo esportare e su come vogliamo posizionarci nel mercato cinese. Quindi dividere, uno è già in Cina o non è in Cina.
Se uno è già in Cina, vuol dire che ha comunque avviato un processo, un programma di crescita, di investimento, che magari è passato attraverso una localizzazione. Sicuramente per chi è in Cina, non essere localizzato in termini produttivi, local for local, mercato cinese sul mercato cinese, se uno non lo è, può avere dei grossi problemi in futuro. Quindi la localizzazione per un'azienda industriale che è già in Cina è fondamentale. Fondamentale perché dà benefici di supply chain, dà benefici di time to market, ma anche dà benefici di posizionamento, mantenendo sempre le connotazioni del nostro DNA. Siamo italiani e quindi non dobbiamo arrivare a cinesizzare le nostre aziende, ma utilizzare gli strumenti che sono tipici del mercato locale, e qui entriamo nel digitale, ma non solo nel digitale, per fare più business e per diciamo promuovere meglio il nostro Made in Italy. La Camera di Commercio ha come missione quella di supportare le nostre aziende. Se uno non è ancora in Cina, deve suggerimenti che do ovviamente aperto al dibattito, ed è un challenge che io faccio a tutte le imprese, e chiaramente rientra poi nella missione della Camera di Commercio, perché noi siamo sul territorio cinese. Se uno non è ancora in Cina, deve innanzitutto chiarire la sua strategia aziendale. Non è che prende la valigetta, viene alla fiera e spera di fare business. No, non è più così. La Cina non è più così. Signori, bisogna renderci conto che non è più così. Al di là del tema mobilità, che magari migliorerà, tutti ci aspettiamo. Ad esempio, vi do un esempio. La CIE e la CIF sono le due grosse fiere internazionali che si svolgevano ogni anno a Shanghai, e che coprivano il mercato cinese per attrarre la CIE esportatori, e quindi c'era l'Italia che partecipava in modo pesante, e la CIF il tema della China Industrial Innovation Fair. Allora, su questi importanti eventi la Camera di Commercio lavora con ICE per supportare le nostre aziende. L'hanno già rimandata 4 volte. Allora, adesso l'ultima data della CIF è fine novembre. È chiaro che se continua così il trend, è difficile programmare in modo, come dire, sensato, professionale, efficace una strategia di penetrazione. Noi ci auguriamo che questo trend migliori, per cui guardiamo avanti. Però ritorniamo al tema, quindi, dell'azienda che non è ancora, della piccola e media azienda che non è ancora in Cina. Avere una strategia aziendale chiara, quanti sono i punti di forza, e soprattutto avere un posizionamento anche in termini di brand, perché comunque il brand non è solo fashion, il brand è anche meccanica, è anche food and beverage. Sappiamo benissimo che i cinesi sono dei brand victims, e in alcuni settori non conoscono molto la realtà estera, ma sono soggetti a seguire quello che altri paesi fanno in questi settori. Quindi sicuramente nel food and beverage, ma anche nel mercato industriale, le nostre aziende, le piccole aziende che sono fantastiche in termini di innovazione e tecnologia, devono chiaramente focalizzarsi, e poi devono approcciare il mercato cinese supportati dal sistema. Questo è fondamentale. L'andare in modo disorganizzato, indipendente, se prima poteva magari dare anche dei risultati di breve termine, ora è molto difficile. È molto difficile, quasi impossibile, perché comunque il mercato è diventato più evoluto, più maturo. La competizione dei local players cinesi è molto forte, e sappiamo benissimo che la competizione, al di là di tutto, dei cinesi è sempre sul prezzo, sul servizio
e sulla velocità di poter servire il cliente attraverso una supply chain localizzata. E quindi quando un'azienda non è ancora in Cina, io penso che debba, una volta chiarito la sua value proposition, quella che viene definita value proposition, debba sicuramente approcciarlo attraverso una serie di supporti che sono sicuramente supporto finanziario, l'IPR. Mi raccomando, registrare tutti i brevetti e tutti i brand. Non facciamo l'errore di approcciare il mercato cinese e non essere registrati. Sono costi che ritornano, sono investimenti, e questi vanno fatti. Noi come Camera di Commercio, quindi le nostre 800 aziende, sono segmentate per settori ovviamente, no? E per aree geografiche, però a livello di settori abbiamo quelli che noi chiamiamo i gruppi di lavoro. Gruppi di lavoro che sono settori di aziende che fanno lo stesso tipo di business. Quindi abbiamo meccanica e meccatronica, energia, transizione energetica, healthcare, food and beverage, abbiamo il sport e turismo, abbiamo l'innovazione e abbiamo quello che abbiamo definito il Quality Council, che copre tutta l'area del fashion e lifestyle. Attraverso questi gruppi di lavoro possiamo sicuramente dare degli input. Digitale. Il digitale sarà sempre di più importante, soprattutto nei settori B2C e nei settori che hanno una valenza di consumo diretto. Per darvi una cifra, il 30% più o meno delle vendite del top luxury fashion brands è ormai digitale. Digitale che non è soltanto piattaforme digitali attraverso TikTok e WeChat, ma è anche metaverso. Quindi se uno è in un settore che ha queste caratteristiche, dotarsi di una struttura e di un apparato digitale è fondamentale. È fondamentale e può creare opportunità di business. Quindi sul digitale io lo vedo come un trend che sarà in crescita. In alcuni settori magari meno importante nel breve, ma sicuramente bisogna avere una piattaforma digitale anche se uno è meccatronica, meccanica o servizi. Poi magari alcuni settori sono più esposti. Quindi esportare dove? I territori. Non tutti i territori sono uguali. Il sud-ovest, heavy industry, meccanica. Il sud, Shenzhen, alta innovazione, fashion, innovazione. Shanghai, servizi, ma ancora molto legato alla meccanica e la transizione energetica. Quindi in funzione dell'azienda definire la strategia e poi avere un dibattito con chi è in Cina per poter poi pilotare uno sbarco che non sia destinato a fallire. Grazie. Grazie Presidente, perché con il suo intervento siamo riusciti già a toccare e a dare soprattutto alle aziende in ascolto tante indicazioni utili e pratiche, come dicevo all'inizio, da un insider, quindi da chi tutti i giorni ha a che fare non solo con le imprese italiane che approcciano il mercato cinese, ma anche con la realtà cinese. Io provo, Presidente, a ripercorrere in pochi secondi alcuni dei punti che ci ha passato. Abbiamo parlato di una microeconomia cinese che in questo momento attuale sta passando un periodo complesso, e questo è nato non solo per la zero COVID policy, ma anche perché nelle circostanze attuali lei ci parlava di un sentiment del consumatore cinese che in un certo senso è stato impattato dalle limitazioni legate alla mobilità e da tutto quello che poi anche a livello governativo, a livello politico ha
come dire, condizionato, impattato sulla vita quotidiana dei consumatori. Ci ha però, al di là di queste criticità, sulle quali poi ritorneremo sicuramente anche negli interventi successivi, ci ha parlato di una Cina che chiaramente ormai siamo anche consapevoli di questo, non è più l'Eldorado al quale, verso il quale mirare senza una conoscenza approfondita. Ancora di più, noi lo ripetiamo come un mantra, Presidente, alle nostre imprese, quello di quanto sia pericoloso scegliere la formula del fai da te, quindi approcciare un mercato come il mercato cinese, che in realtà è composto da tante anime diverse, pensando di poter andare ad una fiera, l'esempio che faceva lei prima, approcciare un buyer e presentare la propria value proposition. Quindi il Presidente ci ricordava l'importanza del contatto fisico, l'importanza di presiedere il territorio, e su questo le passo, le chiedo di essere telegrafico, ma le passo una domanda che nel frattempo ci è arrivata in chat, Presidente, dove ci chiedono quanto è efficace tra le varie strategie, e poi parleremo di digitale, ma questo è un'azienda che probabilmente sta immaginando anche una strategia fisica offline, quanto efficace poggiare o appoggiarsi a dei distributori, a dei partner commerciali locali, al di là poi di quello che immagino sia uno dei messaggi che ha lanciato e che ripeteremo anche noi, dell'importanza di fare leva sul sistema paese, e quindi la Camera di Commercio Italiana, l'ufficio ICE, gli uffici SACE, eccetera. Quindi le passo questa domanda da parte di questa azienda che si occupa di agrofood, e come dicevo le chiedo poi di essere telegrafico nella risposta. Grazie. Sì. Allora, appoggiarsi a un sistema di distributori o partner commerciali in Cina è sicuramente molto importante. Va però sottolineato che devono essere attentamente valutati, selezionati e coordinati. Non si può pretendere di siglare un accordo di distribuzione e stare a 12.000 chilometri e farsi una video call una volta al mese, perché poi sappiamo benissimo che con tutto, senza andare nell'area del, come dire, delle azioni poco trasparenti, pur avendo il distributore, magari essendo professionale tutto, sono comunque sul mercato e loro vanno avanti. Se non ricevono input o se non sono coordinati, ci si ritrova che magari quello che si pensava non avviene. Quindi sì, ok, la valutazione e la selezione è fondamentale. Su questo tipo di azione chi è in Cina può dare una mano, ok? Perché comunque l'occhio lungo ce l'abbiamo, le entrature ce l'abbiamo. E a quel punto avere comunque un qualcuno che non solo dall'Italia, ma anche in Cina possibilmente, non la colonizzazione, ma che anche in Cina può, come dire, fare da interfaccia con la casa madre o con l'Italia. Poi in Cina abbiamo i nostri gruppi di lavoro, quindi nel food and beverage, se uno arriva in Cina, entra anche nel gruppo di lavoro del food and beverage, si confronta con gli altri colleghi, le altre aziende, è più protetto. Questa è la mia risposta. Grazie, grazie Presidente. Quindi messaggio che mi sento di passare alla luce anche di dei suoi suggerimenti è che primo step sicuramente approfondire e conoscere il mercato, affidarsi e conoscere quello che è il supporto che il sistema paese, quindi gli attori del sistema paese mettono a disposizione delle imprese italiane, e chiaramente partendo da quello disegnare una strategia che può anche prevedere una efficace intermediazione commerciale, come ci diceva il presidente Bazzoni. Grazie ancora Presidente. Io ricordo alle aziende in ascolto che chiaramente i contatti della Camera di Commercio Italiana in Cina sono pubblici, sono disponibili, ma noi li daremo, li inseriremo anche poi nel follow up che faremo con quanti hanno partecipato a questa sessione.